Il principe Harry è di nuovo sulla bocca di tutti ed ha fatto infuriare. Finiscono su tabloid le sue ultime parole su mamma Diana e Meghan. Punto nelle ultime ore nel Regno Unito circolavano voci di un riavvicinamento tra re Carlo III ed il principe Harry. Infatti il sovrano inglese ha espresso la volontà di vedere più spesso Archie e Lilibet Diana, nella speranza che i due possano conservare sempre un bel ricordo di lui. Per questo motivo proprio Carlo vorrebbe far visita a Harry e Meghan, volando addirittura negli USA a Montecito. Insomma una gita in California per il re che vorrebbe riallacciare i rapporti con il terribile secondogenito. A rivelare il tutto ci ha pensato l'esperto reale Tom Quinn, secondo il quale re Carlo vorrebbe fare di tutto per essere un nonno amorevole, rivolgendo lo stesso amore che mostra verso George, Charlotte e Louis, anche ad Archie e Lilibet Diana. Insomma voci così distensive non si erano mai fatte così insistenti da quando avvenne la Megxit, vale a dire la rinuncia ai doveri reali da parte dei duchi di Sussex. Adesso però a far infuriare di nuovo la corona ci ha pensato proprio Harry con le sue ultime parole su Meghan e Diana. Harry, le parole del principe sorprendono tutti, le rivelazioni inedite. Il principe Harry ha spesso sottolineato le somiglianze tra sua madre, la principessa Diana, e sua moglie Meghan Markle. Tuttavia, secondo un autore reale, la famiglia di Diana non condivide questa opinione, causando delusione a Harry. La frequentazione tra i due è iniziata nel 2016, con la Markle che l'anno successivo è apparsa anche sulla copertina di Vanity Fair. Il noto magazine titolò quella pagina con Wild About Harry. Una scelta che mise in imbarazzo la famiglia reale, compresi il principe William e la principessa Kate. Nel suo libro Revenge, Meghan, Harry and the War Between the Windsors, Tom Bauer descrive come l'articolo di Vanity Fair abbia aumentato i sospetti dei Cambridges nei confronti di Meghan. Meghan ha scoperto che i suoi vicini a Kensington Palace, tra cui i parenti stretti di Diana, avevano poco tempo per lei. Harry aveva introdotto Meghan alle due sorelle di Diana, Jane e Sarah, e alla sua migliore amica, Julia Samuel. Sperava che queste persone vedessero una somiglianza tra Diana e Meghan, sottolineando che entrambe condividevano le stesse problematiche. Allo stesso tempo nessuno era d'accordo con lui, ribadendo come Meghan non si sarebbe abituata alla vita a corte. L'inquietudine della famiglia di Diana è stata espressa dallo stesso fratello di Diana, Charles Spencer, che su richiesta di William ha consigliato al nipote di riflettere prima di procedere con il matrimonio. Questo consiglio ha provocato una reazione amara in Harry, che ha poi riflettuto sulla difficoltà di integrare Meghan nella famiglia. Nonostante le tensioni sembra che Harry abbia risolto eventuali problemi con lo zio. Harry ha anche affrontato le critiche ricevute per la sua decisione di allontanarsi dalla famiglia reale, sottolineando che ha fatto tutto il possibile per proteggere la sua famiglia e per evitare che la storia si ripetesse. Insomma, nonostante le critiche, Harry sembra pronto a difendere sempre le persone che ama, indistintamente dal giudizio degli altri.